Ed ora passiamo ad altro argomento, pillole di salute, la rubrica curata dall'IRSA di Meldola con l'obiettivo di fornire una corretta informazione sulle migliori condotte di vita per prevenire malattie, ma anche per informare sull'attività dell'istituto di ricerca. Dunque, sigla e poi il professor Amadori. Il volontariato e l'associazionismo svolgono un ruolo importante a supporto delle strutture mediche. In particolare va segnalata l'attività dello IOR a sostegno degli studi, della prevenzione, ma anche l'iniziativa che torna domenica in occasione della festa della mamma dell'Azalea della Ricerca. Domani e domenica oltre 1.000 volontari dell'Istituto Oncologico Romagnolo saranno affiancati dai medici e ricercatori proprio dell'IRST e delle oncologie del territorio nelle distribuzioni in quasi 150 piazze romagnole, della Azalea e dello IOR per sostenere la ricerca contro il cancro in Romagna e festeggiare la festa della mamma. Ma dietro c'è ben molto di più. Sentiamo il professor Amadori. Tutti sanno che domenica si celebra la festa della mamma e troveranno nelle piazze i volontari dello IOR che proporranno di acquistare le piantine di Azalea. E perché c'è questa iniziativa? Soprattutto per raccogliere fondi a favore dello IOR, che è quella istituzione che investe e interviene a sostegno della lotta contro i tumori ormai da quasi 37 anni. È importante sapere che senza lo IOR, senza i suoi volontari, oggi la Romagna non sarebbe dal punto di vista sanitario quella che noi tutti conosciamo, cioè un territorio dove esiste uno dei più efficienti sistemi sanitari d'Italia e dove spicca in particolare l'eccellenza delle oncologie del territorio, in particolare quella dell'IRST, l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico situato a Meldola. Un risultato questo, di queste eccellenze, che è stato reso possibile grazie e soprattutto ai volontari che lavorano nell'Istituto Oncologico Romagnolo. Questa organizzazione, come detto prima, è nata nel 1979, fino ad oggi, e questi sono dati impressionanti, ha dato questo tipo di contributo. 40.000 pazienti sono stati assistiti e aiutati gratuitamente dai volontari in assistenza. 122.000 bambini e ragazzi coinvolti nei progetti di educazione sanitaria. È stato realizzato questo istituto di ricerca in sinergia con le istituzioni pubbliche. Sono stati formati 235 professionisti della salute, in oncologia in particolare, organizzati 175 convegni scientifici e ci sono 18 strutture oncologiche sostenute in Romagna. Ora, tutto questo è importante, fa capire a tutti perché la giornata della festa della mamma è stata dedicata alla raccolta fondi. Chi sono stati i protagonisti di questo tipo di obiettivi raggiunti? Innanzitutto i volontari dell'Istituto, ma con loro anche i ricercatori, i giovani ricercatori che l'Istituto Oncologico Romagnolo finanzia e ha finanziato, che in parte saranno presenti anch'essi nelle piazze. Acquistate questo fiore, il fiore dell'Azalea, che è diventato per tutti i romagnoli il vero simbolo della ricerca e dell'eccellenza nella nostra oncologia. Con questo atto, ricordatevi, dovremo raggiungere un obiettivo ambizioso, ma non assolutamente impossibile, quello di negare il futuro ai tumori maligni.